Fratelli d'Italia combatte questa guerra contro il femminicidio. Oggi 25 novembre, giornata mondiale, lo ricordiamo, contro la violenza sulla donna. C'è una legge da applicare, chiediamo, come chiedono tutti, credo, perché questa è una delle cose che assolutamente non ha colore politico, che la pena sia certa, che lo stalker sia rinchiuso prima che possa uccidere la sua vittima. Nel mondo una vittima all'ora, e in Italia dall'inizio del 2013 sono più di 120 le vittime. In queste ultime ore c'è stata una minorenne che è stata stuprata da un branco, adescata sul web, e questo è uno dei tantissimi episodi di violenza sulla donna. Sappiate, donne che subite questi tipi di violenza, che non siete sole. Non siete sole perché si è creata una rete in tutto il mondo, in questo caso in Italia, che vi darà forza, vi darà l'aiuto necessario anche dal punto di vista psicologico. Noi come provincia di Napoli, le donne della provincia di Napoli, abbiamo aperto il primo sportello antiviolenza. Abbiamo fatto assegnare la prima casa per le donne maltrattate, quelle che hanno il coraggio di uscire dal proprio ambito familiare e che molto spesso hanno paura perché non sanno dove andare. Bene, noi stiamo lavorando e stiamo combattendo per voi. Abbiate coraggio, trovatelo. Una giornata non basta per combattere la violenza, che è spesso un fenomeno prima che fisico, culturale, e abbiamo bisogno di iniziative che materialmente mettano uomo e donna nella condizione del rispetto reciproco. Da un lato combattere ogni forma di vigliaccheria, perché la violenza fisica nei confronti di una persona più debole è sempre un atto di vigliaccheria, e contemporaneamente studiare, elaborare norme giuridiche che consentano che quando finisce un amore, quando finisce una famiglia, vi sia comunque la possibilità di continuare ad avere rapporti che consentano il rispetto reciproco, soprattutto quando vi sono dei figli, che troppo spesso vengono utilizzati come arma di ricatto, ed è quello che noi dobbiamo assolutamente evitare. Ecco, come Fratelli d'Italia abbiamo questo al centro della nostra azione politica, non solo celebrare una giornata, ma mettere ogni giorno in pratica una volontà politica per rendere possibile il rispetto tra uomo e donna, colpire gli atteggiamenti violenti, la vigliaccheria, e determinare condizioni affinché uomo e donna possano trovare una convivenza al di là dell'unione affettiva che può essere finita. Devo dire che è dall'inizio della consiliatura che, grazie non solo al lavoro dell'assessore del giudice, ma anche di tutte le consigliere presenti all'interno dell'Assemblea di Santa Maria la Nova, in particolare di Serena Albano, c'è un'attenzione particolare da parte della provincia nei confronti di questi problemi che riguardano la violenza sulle donne. Oggi, grazie anche a Patrizia Sannino, che nel frattempo è diventata assessore, si sta concretizzando il progetto portato avanti da qualche tempo di poter realizzare una casa famiglia per donne sottoposte a violenza. Così come si realizzerà, credo, prima che finisca questa consiliatura, l'altro grande obiettivo che si erano poste le consigliere, che era quello di avere una casa famiglia per padri separati. Anche quello dovrebbe essere una struttura ospitata in beni confiscati alla camorra, e credo che non ci sia migliore utilizzo di questi beni se non appunto rivolti ad emergenze di carattere sociale come le due di cui abbiamo parlato.